Benvenuti al corso di logica nella laurea triennale in informatica. La logica matematica è il campo della matematica che studia il processo di dimostrazione e i fondamenti della matematica stessa. Questo corso ha l'intenzione di introdurre la logica dall'inizio, presumendo una conoscenza minima di matematica elementare a livello universitario. Il materiale del corso è più o meno standard e molti testi introduttivi lo coprono. In ogni caso, i lucidi contengono tutti gli argomenti richiesti all'esame. Una particolare attenzione sarà dedicata alla relazione tra la logica e l'informatica, fornendo spunti, esempi e connessioni con altri corsi. Questo corso è di 6 crediti, ovvero 48 ore. Il programma, più in dettaglio, inizia con questa lezione che è introduttiva e parleremo della storia della logica. Dopodiché passeremo alla logica proposizionale. In particolare vedremo l'induzione, la sua sintassi, la sua semantica a tavole di verità e poi una semantica basata sulle algebre di Boole e la relazione tra queste due semantiche e la sintassi, mediante correttezza e completezza. Deriveremo anche un insieme di risultati collaterali che hanno valenza in informatica, come l'insieme minimale di connettivi, le forme normali e il concetto di soddisfacibilità. Poi passeremo alla logica al primo ordine. Anche qui vedremo la sua sintassi e una semantica, di cui dimostreremo la correttezza. Quindi tratteremo alcune applicazioni in informatica, in particolare la risoluzione e l'unificazione, introducendo un paradigma differente di programmazione, la programmazione logica. Quindi passeremo alla teoria dei tipi semplici. Introdurremo dapprima il lambda calcolo e questo ci consentirà di definire i tipi di dati astratti in questo formalismo e, di conseguenza, potremo vedere un altro paradigma di programmazione, la programmazione funzionale. Restringendo questo formalismo, il lambda calcolo, otteniamo la teoria dei tipi semplici, di cui vedremo la sintassi. Quindi introdurremo la logica proposizionale intuizionista, facendo vedere la sua sintassi e la sua potenza espressiva, e la collegheremo alla teoria dei tipi semplici. Questo ci consentirà di vedere le dimostrazioni come programmi, di vedere il concetto di correttezza di un programma per costruzione e di analizzare la terminazione mediante una proprietà astratta chiamata normalizzazione forte. Concluderemo il corso vedendo alcuni risultati limitativi, quello che non si può fare con un sistema formale. Per questo introdurremo la nozione di compattezza, quindi introdurremo l'aritmetica di Peano, un modo formale di trattare l'aritmetica, e useremo questo formalismo per dimostrare il teorema di incompletezza di Gödel. Applicheremo la tecnica del teorema di incompletezza per analizzare le funzioni incalcolabili. In particolare vedremo che l'incompletezza e l'incalcolabilità sono due facce della stessa medaglia. Il materiale ufficiale del corso, in particolare i lucidi, che costituiscono il materiale di studio, sono disponibili sul sito web, il cui indirizzo potete vedere nella slide. In questo corso non vi è un testo ufficiale, tuttavia io mi baserò principalmente sul classico Belma cover, A Course in Mathematical Logic, per preparare le lezioni. Di volta in volta avrete indicazione della provenienza del materiale da cui una lezione è stata preparata. Al termine di ogni lezione saranno dati riferimenti a articoli, testi e altro materiale per poter approfondire il contenuto. Mentre il materiale presente nella slide è richiesto all'esame, il materiale di approfondimento è opzionale e non verrà mai richiesto all'esame. Alcuni video in inglese, sottotitolati in italiano, sono disponibili sul sito web del corso. Essi costituiscono parte del corso di logica che viene tenuto dal medesimo docente a matematica.
Inoltre, sul sito web del corso sono disponibili le registrazioni online delle lezioni di questo corso, con tutto il materiale presente e commentato dal docente. L'esame consiste in una singola prova scritta. Lo scritto è diviso in tre sezioni. La prima sezione vale 10 punti e consta di due domande relative alla presentazione e applicazione delle nozioni presentate a lezione. La seconda sezione, che vale anch'essa 10 punti, consiste nel enunciare e dimostrare uno dei teoremi che sono stati presentati durante il corso. La terza sezione vale 12 punti. Essa implica risolvere due esercizi che sono fatti sulla falsa riga di quelli svolti in aula. L'esame può essere sostenuto in un qualsiasi appello dopo la fine del corso. Per poter partecipare all'esame è necessario iscriversi all'appello corrispondente. I criteri di valutazione sono la conoscenza delle nozioni, la comprensione dei concetti e la capacità di saperli applicare. L'orario delle lezioni è prefissato e non può essere facilmente modificato, in particolare non dal docente. In generale, una lezione inizierà 10 minuti dopo l'orario ufficiale e terminerà 10 minuti prima, per consentire sia agli studenti che al docente di muoversi tra le aule. Non ci sono pause in mezzo alla lezione. Le domande sono benvenute. Per favore, ponete le domande durante la lezione, se attinenti, oppure, se riguardano altri argomenti, potete anche farlo prima o dopo la lezione stessa. Si possono anche porre domande per email. In questo caso scrivete all'indirizzo indicato nella slide, specificando sempre il vostro nome, cognome, il corso che state seguendo e la domanda. Usate sempre il vostro indirizzo ufficiale di posta elettronica di Ateneo. Non c'è un orario di ricevimento. Per essere ricevuti, inviate una email con la richiesta di un appuntamento al docente. Fatelo se ritenete che il vostro problema non possa essere risolto altrimenti. Infatti, sebbene il docente sia generalmente disponibile durante il periodo di svolgimento del corso, al di fuori di esso non è garantito che egli sia in sede o anche solo in Italia. Eventualmente, considerate la possibilità di un incontro in teleconferenza. In ogni caso, per ogni comunicazione con il docente, usate sempre l'email ufficiale d'Ateneo, indicando il nome, cognome e il corso a cui appartenete. La logica matematica è quella branca della matematica che studia principalmente il processo di dimostrazione e la nozione di verità, in un senso estremamente ampio. Anche è la disciplina che si occupa di capire i fondamenti della matematica. La logica è nata in un tempo molto antico. Le sue origini risalgono persino ad Aristotele, mentre i fondamenti matematici sono più recenti e possono essere tracciati nei lavori di Boole, Frege, Cantor, Russell, Hilbert, Gödel e tantissimi altri. A partire dal risultato di incompletezza di Gödel, più o meno dove noi ci fermeremo nel corso, la disciplina ha subito un enorme sviluppo e oggigiorno è uno dei campi più attivi della matematica contemporanea, con applicazioni estremamente importanti sia in filosofia che in informatica. Questo è un primo corso in logica matematica ed è orientato all'informatica. Questo significa che introdurremo i principali risultati che sono legati agli sviluppi nell'informatica, in particolare in relazione ai metodi di programmazione e rispetto alla nozione di calcolabilità. Nel prosieguo di questa lezione introdurremo la storia della logica. Sebbene questo argomento non sia oggetto d'esame, tuttavia serve per inquadrare gli sviluppi e i risultati ottenuti.
serve anche per capire il sistema di pensiero che ha portato a sviluppare la logica nel modo in cui oggi possiamo presentarla. Non solo, in questo sviluppo vedremo anche che l'informatica in realtà nasce come un risultato collaterale della logica matematica. E in questo senso è importante capire in che modo l'informatica, che poi ha avuto uno sviluppo indipendente, tanto da diventare una disciplina completamente autonoma, è importante vedere come l'informatica sia intimamente legata alla matematica che sottende la logica. In questo senso è molto importante capire che la logica ha avuto uno sviluppo che è sia matematico che filosofico, e che questi sviluppi sono stati estremamente direzionati dalla nozione di che cosa è calcolabile. Con questo taglio, che non è convenzionale, vedremo la storia della logica e la storia della matematica a linee molto generali. Nei riferimenti saranno dati testi su cui poter approfondire, per chi fosse interessato, la storia della matematica, più orientati verso il taglio che noi intendiamo perseguire. La matematica nasce assieme all'umanità, tuttavia, come disciplina, nasce nell'antica Grecia. Precisamente nasce nella scuola pitagorica, dove vengono individuati i due concetti fondamentali, quelli che definiscono l'inizio della storia della matematica. Questi due concetti sono il concetto di dimostrazione e il concetto di teorema. Un teorema è un'affermazione vera, la cui verità viene ottenuta mediante un ragionamento, a partire da fatti estremamente semplici. Questo ragionamento prende il nome di dimostrazione. L'idea fondamentale che i pitagorici introdussero è che la matematica parte da un insieme prestabilito di fatti elementari e è possibile sviluppare fatti più complessi, stabilirne la loro verità, mediante appunto un ragionamento di carattere logico, un ragionamento che è verificabile e replicabile, un ragionamento che può essere trascritto e compreso da chiunque sia in grado di comprendere i principi elementari. Questo ragionamento è appunto l'idea di dimostrazione. L'esempio classico, il quale è anche il primo esempio di teorema della storia, è appunto il teorema di Pitagora. Il quadrato costruito sull'ipotenusa di un triangolo rettangolo è pari alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Nell'antica Grecia è difficile tracciare un confine tra la matematica e la filosofia. Di fatto sono la stessa disciplina. In questo senso, molti famosi filosofi danno anche un contributo in matematica, individuando le prime e principali idee che ne sosterranno lo sviluppo. Ad esempio, Eraclito introduce il termine logos per identificare l'atto del ragionamento e precipuamente l'atto del ragionamento matematico, quello preciso che consente di stabilire la verità di un'affermazione complessa a partire da fatti semplici. Importante per lo sviluppo della matematica è il contributo di Zenone di Elea. Zenone individua per primo l'idea di dimostrazione per contraddizione. Questo significa che per dimostrare la verità di un'affermazione A, noi presupponiamo che valga il suo opposto, la sua negazione, e da essa deduciamo per l'appunto una contraddizione. Per cui Zenone riconosce che questo comporta che l'affermazione stessa debba essere necessariamente vera. L'altro grande contributo di Zenone alla storia della matematica è l'insieme dei paradossi che riguardano l'infinito. Zenone riconosce infatti che l'infinito è un concetto complesso che sfugge all'intuizione normale. In particolare, i paradossi dell'infinito pongono alcune delle questioni fondamentali che hanno tenuto in scacco la matematica per numerosi secoli. Il più famoso di essi è il paradosso di Achille e la tartaruga. Su una strada, dritta, a metà strada c'è una tartaruga e all'inizio c'è Achille. La tartaruga va ovviamente più piano di Achille, che era il più veloce corridore dell'antica Grecia. Zenone ragiona in questo modo. Achille deve per forza raggiungere la tartaruga per poter arrivare in fondo e superarla.
Tuttavia, prima di poter raggiungere la tartaruga, deve raggiungere il punto iniziale da cui la tartaruga parte. Nel tempo che impiega, che è comunque non nullo, la tartaruga si è mossa in avanti, per quanto questo movimento possa essere piccolo. Di conseguenza, Achille non ha raggiunto la tartaruga. Per poterla raggiungere, deve muoversi dello spazio di cui la tartaruga si è mossa. Nel momento in cui lo facesse, la tartaruga si è nuovamente mossa avanti, per quanto piccolo questo spazio possa essere. Siccome questo processo può andare avanti all'infinito, è necessario che Achille non riesca mai a superare la tartaruga. Ovviamente, sperimentando in pratica, Achille supera la tartaruga agevolmente senza alcuna difficoltà. Questo significa che c'è un problema nel ragionare con l'infinito. La soluzione di Zenone è negare l'esistenza dell'infinito. È una soluzione che non avrà uno sviluppo né filosofico né matematico. Tuttavia, il problema è posto, ed è un problema serio, il quale porterà nel tempo allo sviluppo, ad esempio, dell'analisi matematica. Nell'opera di Aristotele, l'organon occupa una posizione speciale. In esso viene introdotto un sistema formale, per la prima volta nella storia, per codificare il ragionamento logico. Questo sistema è noto come sillogistica, in quanto è basato su una unità di ragionamento detto sillogismo. Ogni sillogismo corrisponde ad un passaggio del ragionamento formale. In effetti, il principale contributo di Aristotele alla logica, che ne determina ufficialmente la nascita come disciplina a sé stante, è esattamente quello di aver individuato il fatto che è la forma di un ragionamento che ne determina la correttezza, più che il suo contenuto. Ad esempio, se io so che A è vero, e io so che se A è vero allora B è vero, posso dedurre B. Questa forma di ragionamento è indipendente da che cosa rappresentino A e B. È sufficiente sapere che A è vero e che se A è vero allora B è vero. Questo è completamente sufficiente per permettermi di dedurre che B è vero. In questo senso, Aristotele ha introdotto un insieme di regole formali il cui complesso forma il primo sistema formale, la sillogistica. Inoltre, ha introdotto in questo stesso modo il principio di ragionamento formale, ovvero di ragionamento in cui è la forma che determina il trasporto della verità. Un altro contributo presente nell'organon, che è fondamentale, riguarda il principio del cosiddetto terzo escluso. Una proposizione può essere vera o falsa, non c'è alcuna terza possibilità. Questo significa che se io dimostro che una proposizione non può essere vera, allora è necessariamente falsa. O viceversa, se io dimostro che una proposizione non può essere falsa, allora è necessariamente vera. Questo è una estensione del ragionamento per contraddizione, apparentemente innocua, ma nel corso del tempo vedremo che in realtà ha enormi conseguenze. Un notevole avanzamento della logica greca fu possibile grazie al contributo della scuola stoica, in particolare da parte di Crisippo. La scuola stoica analizzò la nozione di condizionale, quindi di un'espressione che ha la forma se allora. La scuola stoica riuscì a individuare questa nozione come una operazione logica, allo stesso livello di e oppure o. Di conseguenza, un condizionale è semplicemente un'operazione che, presi due valori di verità, ci restituisce un altro valore di verità. Una estensione della nozione di condizionale porta naturalmente a considerare il concetto di modalità. Una modalità è semplicemente una operazione che, presa una affermazione, ne stabilisce un valore di verità. Gli esempi più classici sono l'operatore necessario e l'operatore possibile. L'operatore necessario afferma che una affermazione, e il gioco di parole non è casuale, è sempre vera, indipendentemente dal mondo in cui noi ci situiamo. Una affermazione è possibile, intendendo che essa può essere sia vera che falsa, ma esiste una possibilità che essa divenga vera.
Un contributo essenziale nella scuola stoica fu il fatto che per la prima volta si analizzò la relazione che esiste tra significato e verità, introducendo in maniera informale, non ancora precisa, la nozione di semantica. Comunque fu la prima volta che l'idea di una semantica compare nello sviluppo del pensiero logico. L'idea di fondo è che le affermazioni parlano di un mondo e è la relazione tra il linguaggio e il mondo che determina la verità o la falsità di un'affermazione. Estendendo lievemente questa concezione, quindi considerando più mondi possibili, si arriva naturalmente alla nozione di modalità e tutto questo nel suo complesso giustifica il perché il pensiero stoico si è rivolto a questi particolari interessi. Molti secoli dopo la caduta dell'impero romano, l'Islam vide la sua era d'oro. In quel momento il mondo islamico era la parte più avanzata culturalmente del mondo e non stupisce il fatto che essi diedero un grande contributo alla matematica. I matematici arabi, in particolare, introdussero una visione differente del mondo matematico. Mentre la matematica greca è essenzialmente geometria e aritmetica, gli arabi iniziarono a studiare più propriamente le operazioni che si possono fare con i numeri, considerando anche l'idea che esistono delle quantità incognite. Questo introdusse in un certo senso un calcolo simbolico che oggi prende il nome di algebra. Tra il resto, algebra è un nome di derivazione araba, deriva in effetti dal titolo di un libro di uno dei maggiori autori del mondo arabo. Anche il nome algoritmo deriva dall'arabo. In effetti, gli arabi furono i primi a concepire delle procedure per calcolare sistematicamente la soluzione di equazioni. Tra il resto, il termine algoritmo deriva da al-Khwarizmi, il principale esponente della scuola algebrica araba. In campo logico, gli arabi diedero un contributo decisivo nello sviluppo dei connettivi modali e temporali. Così come la scuola stoica si era interessata a introdurre il concetto di modalità, in un certo senso gli arabi resero algebrica la nozione di modalità, concependola davvero come un'operazione. Non solo, capirono anche che la modalità può essere estesa al dominio del tempo. Per cui un'affermazione può essere vera adesso, può essere vera in un qualche futuro, può essere vera in un qualche passato. E questa nozione di essere vero in un qualche futuro o in un qualche passato può essere reso attraverso un operatore di modalità. Un altro contributo fondamentale fu quello di concepire un precursore dei cosiddetti oggetti ideali. In matematica esistono delle nozioni le quali non corrispondono ad un oggetto concreto, ad un oggetto che possiamo sintetizzare, ma corrispondono ad un oggetto il quale presumiamo che esista e per il semplice fatto di presumere che esista e che abbia alcune proprietà elementari che derivano dalla sua esistenza, allora questo stesso oggetto ha tante altre proprietà che sono di interesse e su cui possiamo fondare una teoria. Spesso capita che questi oggetti ideali, che non hanno una consistenza propria, non sono costruibili o calcolabili direttamente in modo elementare, tuttavia trovano applicazione pratica notevole. Giusto per fare un esempio, il concetto di campo che pervade tutta la fisica dalla metà dell'Ottocento in poi, pensate al campo elettrico o al campo magnetico, bene, tutti questi concetti di campi così diversi in realtà sono unificati in un unico concetto matematico, il campo appunto, il quale può essere trattato come un oggetto ideale, che solo per il fatto di essere un campo ha tante proprietà. Proprietà che giustificano una grossa parte delle leggi fisiche. Lo sviluppo della logica nel Medioevo, come anche della matematica nel Medioevo, è apparentemente un raffinamento della matematica greca. Il contatto con gli arabi ha prodotto alcune influenze, ma nel Medioevo, essendo i due mondi, quello occidentale e quello arabo, contrapposti e nemici,
il passaggio di conoscenze da uno all'altro è stato comunque limitato e sporadico. Nel Medioevo lo sviluppo della logica è molto elevato e molto raffinato, ma si tratta di una logica che ha sostanzialmente applicazione nella filosofia e nella teologia. Dal punto di vista della logica matematica, seppur estremamente ricca e interessante, questo tipo di influenza in realtà è risultata nel tempo minore e pertanto non ne tratteremo in maniera approfondita. Dopo il Rinascimento, la matematica prende nuove strade. Il primo passaggio epocale, la prima vera rivoluzione del mondo matematico a partire dal mondo greco, fu effettuata da René Descartes, Cartesio in italiano. Egli introdusse una nozione che è apparentemente molto semplice, la geometria analitica. Immaginò che un punto del piano possa essere descritto mediante una coppia di numeri reali e che di conseguenza possiamo descrivere le curve sul piano come insiemi di punti e questi insiemi di punti possono essere collegati tra di loro, possono essere descritti in maniera più sintetica attraverso una funzione. Questo, sebbene sembri una cosa a noi elementare, assomiglia un po' al metodo che abbiamo per giocare ad esempio a battaglia navale, tuttavia è un salto concettuale enorme, in quanto pone un ponte tra la geometria, quella dei greci, che è stata molto studiata nel periodo antico, e la più moderna algebra degli arabi. Posso usare strumenti geometrici in campo algebrico, ad esempio per studiare equazioni, ma posso anche usare gli strumenti dell'algebra, che risultano all'atto pratico molto più comodi, soprattutto nel calcolo, per studiare problemi geometrici. Non solo, la geometria classica ha come dire delle figure privilegiate. Non tratta qualsiasi curva. Di fatto, le curve che tratta, o le figure che tratta, sono essenzialmente le figure fatte da segmenti di retta e dalle curve cosiddette coniche, quindi cerchio, ellisse, parabola, iperbole. Raramente si vedono curve di natura differente. Nel caso dell'algebra, ovviamente non c'è nessuna peculiare distinzione tra queste curve, sono trattabili in modo uniforme e, attraverso la geometria analitica, questo significa che abbiamo a disposizione, come cittadini di prima categoria del mondo matematico, una immensa quantità di curve ben più complesse. Un altro aspetto fondamentale della geometria analitica, che ha determinato enormemente gli sviluppi futuri della matematica, è che la geometria analitica consente di dare una nozione uniforme di spazio. Così come una retta può essere visto come uno spazio ad una dimensione, ogni suo punto è descrivibile mediante un unico numero. Un piano può essere visto come uno spazio a due dimensioni, perché ogni punto è descrivibile mediante due numeri, così posso immaginare lo spazio a tre dimensioni, ma posso anche andare oltre il dominio dell'esperienza, immaginando uno spazio a 4, 5, 10, 100, un miliardo di dimensioni. E tutti questi spazi sono trattabili in maniera uniforme attraverso gli strumenti dell'algebra. Spesso si fa coincidere la nascita della scienza con lo sviluppo della teoria della gravitazione universale da parte di Newton. Newton, per poter costruire questa teoria, ha avuto bisogno di estendere il concetto matematico di spazio, così come concepito da Cartesio, con un nuovo fondamentale strumento. Questo strumento ha la necessità di analizzare l'infinito e in particolare il concetto di continuità. Oggi noi chiamiamo questa disciplina analisi matematica. Essa si occupa di limiti, derivate ed integrali, che sono il linguaggio fondamentale per poter esprimere i concetti di velocità, accelerazione e quindi descrivere i moti, ma soprattutto sono i concetti fondamentali per descrivere il concetto di energia e di massa. Questi concetti, energia e massa, permettono di spiegare il movimento ed è in questa spiegazione che risiede la nascita della scienza. L'analisi matematica, così come sviluppata da Newton, in realtà non viene più usata. Egli sviluppò un particolare sistema di calcolo, chiamato calcolo delle flussioni, che consisteva in una complicata macchina che permetteva appunto di calcolare limiti, derivate ed integrali. Questa macchina ha una peculiarità logica che per noi è estremamente importante.
Newton si rendeva conto che la matematica di cui aveva bisogno non era ben fondata all'interno della geometria analitica e quindi sviluppò il calcolo delle flussioni all'interno della geometria euclidea con uno sforzo enorme e con un risultato che lo rende particolarmente oscuro e poco agile. Tuttavia questa spinta verso la ricerca di fondare la propria teoria matematica all'interno di una teoria già nota e consolidata è qualcosa che ricorrerà nello studio della logica. In modo contemporaneo ed indipendente da Newton, Leibniz sviluppò l'analisi matematica. Egli introdusse il concetto di limite di derivata e di integrale, ma soprattutto introdusse la notazione per poter esprimere questi concetti, una notazione talmente buona che continuiamo ad usarla tutt'oggi. Uno degli interessi fondamentali di Newton, che ci riguarda in questo corso, è il fatto che il meccanismo che Newton ha sviluppato è un meccanismo di calcolo assolutamente complesso. Al contrario, Leibniz mise a punto un sistema notazionale e quindi un insieme di regole di calcolo che, per quanto non ben fondate, ad esempio usava il concetto di infinito e infinitesimo con molta liberalità, tuttavia il suo sistema di calcolo era agile, facile da imparare, efficace da utilizzare. Un contributo fondamentale nel pensiero della logica da parte di Leibniz fu l'introduzione della cosiddetta caratteristica universalis. L'idea di Leibniz è semplicemente che la logica stessa, il meccanismo di ragionamento matematico, può essere codificato attraverso un sistema di simboli. Egli non produsse un sistema di simboli, ma immaginò che esso fosse possibile e che questo sistema potesse essere manipolato attraverso delle regole pressoché meccaniche analoghe a quelle dell'algebra. All'interno di questo ragionamento, egli arrivò fino ad anticipare il fatto di codificare le proposizioni attraverso i numeri naturali, di fatto anticipando gli sviluppi di Gödel del XX secolo. L'analisi dominò per lungo tempo la scena della matematica. Tuttavia, alla fine del Settecento e ai primi dell'Ottocento si trovarono molti problemi e esempi i quali sfidavano l'intuizione. È possibile trovare funzioni che abbiano un comportamento completamente patologico, come essere discontinua in ogni punto, oppure funzioni le quali non ammettono un integrale per nessun intervallo, oppure funzioni le quali, al limite, ricoprono letteralmente nel proprio grafico un intero quadrato. Questo poneva delle difficoltà essenziali perché fino ad allora il concetto di continuità era dato in forma intuitiva. Una funzione può essere disegnata con un singolo tratto di penna. È chiaro che questa definizione non è una definizione matematica, non dà una proprietà che possiamo verificare, è una definizione pratica e intuitiva. Ancora più profondamente, il concetto di numero reale era definito in termini primitivi. Noi sappiamo cos'è un numero reale. È qualcosa, è un punto che sta su una retta. Tuttavia, per poter spiegare, analizzare e comprendere il comportamento di queste funzioni patologiche, che uscivano fuori sempre più spesso e che avevano pieno diritto di esistere nello spazio della matematica, per comprendere queste funzioni, appunto, serviva a dare una definizione precisa di che cosa fosse un numero reale. L'opera di Gauss fu fondamentale per individuare esattamente questi problemi e Gauss fu uno dei primi a promuovere il fatto che l'analisi dovesse diventare una disciplina rigorosa basata su fondamenti solidi e inequivocabili. Cauchy, oltre ai grandissimi contributi nello sviluppo dell'analisi matematica, fece anche la prima costruzione dei numeri reali a partire dai numeri razionali. Essa definisce un numero reale come il quoziente delle sequenze di Cauchy. Una sequenza di Cauchy è una successione di numeri razionali in cui tra due termini successivi la differenza si riduce man mano che si avanza nella sequenza. In modo analogo, ma con un processo molto differente, Dedekind, Weierstrass, Riemann, Bolzano si occuparono della costruzione dei numeri reali e della ricostruzione rigorosa dell'analisi a partire dalla loro definizione.
viene sviluppato un sistema di assiomi per i numeri reali e questo sistema di assiomi sostanzialmente andava a verificare le costruzioni, principalmente quella di Cauchy e quella di Dedekind. Questo rese l'analisi la disciplina che oggi noi studiamo ed è essenzialmente una scienza, un ramo della matematica che ha una forma molto diversa dall'analisi che la precede. Se uno oggi prende un articolo, ad esempio di Eulero, e prova a verificare le dimostrazioni, si rende immediatamente conto che esse non sono per nulla rigorose. Ci sono passaggi che sono completamente ingiustificati e, alla luce delle conoscenze attuali, anche ingiustificabili. Tuttavia, Riemann, Dedekind, Weierstrass, Cauchy e tutti gli altri matematici che si occuparono di sviluppare l'analisi nell'Ottocento riuscirono a rifondarla in un modo perfettamente rigoroso che, in teoria, non dava adito a dubbi. Tuttavia, la costruzione dei numeri reali era una costruzione che invocava dei principi di infinito che esulavano dalla conoscenza matematica solida e data per acquisita fino ad allora. In particolare, il mattone fondante della matematica era ancora considerata la geometria di Euclide e questo tipo di costruzioni in realtà sfidava la geometria di Euclide, non era direttamente riportabile all'interno di essa. Richiedeva in un certo senso una potenza superiore. In un qualche modo si capiva che le due cose erano correlate, ma non in maniera precisa. Attorno alla metà dell'Ottocento, questo processo di crisi dell'analisi e questa rianalisi dei fondamenti da cui essa dipendeva portarono allo sviluppo di numerose idee. Tuttavia, nel contempo, questo tipo di avanzamento produsse anche altre idee su altri fronti. Queste idee, messe tutte assieme, portarono ad una rivoluzione della disciplina della matematica, che ne cambiò letteralmente la faccia. Il primo passo della rivoluzione avvenne in algebra. Galois e Abel svilupparono di fatto quello che oggi è noto come la teoria dei gruppi. Il problema era la soluzione delle equazioni polinomiali. Per risolvere un'equazione di primo grado abbiamo una comoda formula. Una equazione di secondo grado ammette anch'essa una formula. L'equazione di terzo grado ha una formula un po' più complessa e quella di quarto grado si riesce a risolvere con una procedura un pelo complicata ma con una formula ragionevole, anche se non immediatamente ricavabile. L'equazione di quinto grado invece rimaneva un mistero. Galois riuscì a dimostrare che ogni equazione polinomiale di grado superiore al quinto, in linea di generale, non è risolubile mediante radicali. Questo dipende dalla struttura intrinseca delle soluzioni di un'equazione, le quali generano, in un modo abbastanza complesso, un gruppo e i gruppi generati dalle equazioni di quinto grado e di grado superiore possono presentare delle caratteristiche che impediscono che una soluzione mediante radicali possa essere trovata. Abel, indipendentemente, sviluppò lo stesso tipo di idee su una linea lievemente differente, ottenendo un formalismo che è quello che noi oggi definiamo teoria dei gruppi. Mettendo assieme i due pezzi si ottiene il primo nucleo dell'algebra astratta e l'algebra astratta improvvisamente irrompe sulla scena matematica e consente di spiegare e di mettere al loro posto tante nozioni che hanno a che fare con la crisi dell'analisi. L'aspetto più rivoluzionario per chi non sia un matematico è indubbiamente la nascita delle geometrie non euclidee. Dapprima Gauss, ma senza mai pubblicare risultati, poi Bolyai e Lobachevsky capirono che la geometria di Euclide non è l'unica geometria possibile. In altre parole, è possibile immaginare una nozione di spazio in cui, data una retta e un punto al di fuori di essa, è possibile tracciare più di una retta parallela passante per quel punto, oppure non esiste alcuna parallela ad una retta data. Questo tipo di geometrie alternative, che all'inizio sembravano una bizzarria della matematica, qualcosa che non aveva una grande importanza, in realtà posero un problema essenziale. Che cos'è uno spazio?
se io ho più di una nozione di spazio, e ricordiamoci che fino a quel momento l'unico spazio è quello di Euclide, può avere 2, 3, 10, 100, 1000 dimensioni, ma è pur sempre lo stesso spazio, non cambia nella sua natura essenziale. Con la nascita della geometria non euclidea, improvvisamente ci troviamo altre nozioni di spazio che non sono più compatibili con la nozione iniziale. Non solo, la nozione di spazio dovuta a Bolyai e Lobachevsky è una nozione che è apparentemente priva di applicazioni. Tuttavia molto rapidamente riuscì a far vedere che in realtà esistono infinite geometrie non euclidee e che esse trovano una normale, semplice, elementare spiegazione all'interno del mondo matematico e in particolare all'interno dell'analisi. Esse descrivono in un certo senso la geometria delle superfici e ogni superficie ha una geometria ottimale che è data dalle geodetiche, le curve a distanza minima che insistono sulla superficie. Questo sviluppo, alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, ebbe una ricaduta pratica essenziale che cambiò per sempre il volto della fisica. Infatti, la teoria della relatività di Einstein riconosce che lo spazio della fisica, lo spazio in cui noi tutti viviamo, non è uno spazio euclideo, è esattamente uno spazio non euclideo, la cui struttura dipende dal posizionamento delle masse e in particolare dal modo in cui la gravità incurva lo spazio. La rivoluzione che ebbe luogo dai primi dell'Ottocento fino a circa il 1870 pone un problema di che cosa sia la matematica. Infatti, in essa sono venuti a cadere alcuni dei suoi fondamenti, dei suoi principi essenziali. Il concetto di numero è stato messo in discussione, riformulato e, per certi versi, si è scoperto che non è completamente compreso. Il concetto di numero reale in particolare ha avuto bisogno di essere definito e non è assolutamente chiaro perché la sua definizione debba essere proprio fatta in quel modo o se non sia possibile immaginare numeri alternativi. La nozione di spazio, che ha guidato la matematica come un faro a partire dall'antichità, improvvisamente si è moltiplicata. Esistono molti spazi molto diversi fra di loro, che sono tra loro completamente incompatibili, che seguono leggi differenti. È possibile creare spazi con geometrie differenti, senza alcuna difficoltà, anzi, esistono metodi sistematici per farlo. Ancora di più, esiste un legame profondo tra spazio e algebra. In particolare, ogni geometria è descrivibile come un gruppo di trasformazioni, quindi legando l'algebra, legando le funzioni e legando lo spazio stesso. In un certo senso non sappiamo più che cos'è uno spazio. Non solo, ci rendiamo conto che la struttura che permette ai numeri di funzionare improvvisamente può essere astratta ed estesa per coprire altri tipi di operazioni. Ad esempio, le simmetrie di una figura nello spazio formano un gruppo, esattamente come i numeri interi. E tutto questo insieme di nozioni, questi sviluppi, che consentono di ridisegnare in maniera più rigorosa ed efficace la matematica, tuttavia al contempo ci pongono dei dubbi su che cosa stiamo parlando, che cos'è la matematica, di che cosa parla davvero, quali sono i suoi componenti essenziali. La nozione intuitiva più fondamentale che ha resistito a tutta la crisi dell'analisi e a tutti gli sviluppi di cui abbiamo parlato finora è la nozione di insieme. Nella seconda metà dell'Ottocento, Cantor sviluppò la teoria degli insiemi facendo notare che il concetto di indefinito è tutt'altro che semplice e per nulla intuitivo. In particolare, egli mostrò che i numeri naturali e i numeri reali sono entrambi infiniti, ma sono di due infiniti differenti, incomparabili fra di loro. Non solo, riuscì a dimostrare che esiste una quantità enorme di infiniti, tanto enorme da non essere nemmeno misurabile con un infinito. In un certo senso gli infiniti sono più che infiniti.
questo sviluppo è impressionante, perché la nozione di insieme diventa improvvisamente controintuitiva. Non abbiamo più la certezza che gli insiemi possano essere usati come una entità basilare, comprensibile solo mediante l'intuito, ma abbiamo bisogno di sviluppare una teoria formale per essi. Non solo, il lavoro di Cantor permette di costruire mondi matematici con un'ampiezza, una ricchezza, una profondità e una vastità di strumenti che era dapprima impensabile. Una delle conseguenze dello sviluppo dell'algebra fu che Boole iniziò ad usare l'algebra, e in particolare la teoria intuitiva degli insiemi, rendendola algebrica, interpretando le operazioni sugli insiemi come delle operazioni algebriche, in modo tale da formalizzare le operazioni logiche della sillogistica. O meglio, formalizzando qualcosa che era molto simile alle operazioni della sillogistica e che permetteva ad esse di essere espresse con un formalismo calcolabile di tipo completamente algebrico. Questo lavoro è compreso nella sua opera fondamentale, Le leggi del pensiero, e di fatto questo è l'atto di nascita della logica simbolica o della logica matematica. Il lavoro di Boole è estremamente importante perché lega tutto un insieme di concetti che fino ad ora abbiamo soltanto accennato. Il sistema di Boole è un sistema formale. Esso si occupa solo della forma, del linguaggio con cui possiamo esprimere i concetti logici. Esso è un sistema apparentemente computabile, serve per fare i conti, letteralmente, però facciamo i conti con la nozione di verità. Esso consente di esprimere numerose teorie matematiche in una maniera relativamente semplice e tuttavia non elementare. Infine, ed è un fatto che rivestirà un'importanza successiva, il lavoro di Boole in un certo senso sottende gli sviluppi della matematica inglese verso la meccanizzazione, la realizzazione letteralmente di macchine che permettano di calcolare. Alla fine dell'Ottocento, Frege fece un tentativo assoluto. Cercò di scrivere in un formalismo appropriato che andava sviluppando l'intero corpus della matematica, partendo dalla sua teoria più semplice, l'aritmetica. Per fare questo, egli ebbe bisogno di introdurre alcuni concetti fondamentali. Fu il primo a parlare effettivamente di variabili, anche nel caso di espressioni logiche, nel identificare la variabile come un concetto a sé stante, qualcosa che sia soggetto ad operazioni, come ad esempio la sostituzione. Non solo, egli fu il primo a introdurre il concetto di quantificatore, cioè di un operatore logico che consenta di dire per ogni variabile, oppure esiste una variabile. Questo naturalmente nella scrittura sintattica, nella scrittura semantica, per ogni elemento di un insieme, oppure esiste un elemento di un insieme. Fino a quel momento i due livelli di interpretazione, la sintassi e la semantica, erano di fatto confusi, sovrapposti, considerati come un tutt'uno. L'opera di Frege è enorme, è fondamentale ed è anche bizzarra. Il suo formalismo non è particolarmente agevole e oggi è stato di fatto, in modo quasi completo, abbandonato, ma le sue idee fondamentali permangono. L'opera di Frege tiene conto del concetto di insieme così come sviluppato da Cantor, ma utilizza comunque la nozione intuitiva di insieme, ovvero egli ammette che gli insiemi siano un oggetto primitivo e ammette tranquillamente, senza porsi alcun problema, che esistono insiemi di infinità o, se preferite, di cardinalità differenti. In particolare, la sua opera si basa sull'assioma di comprensione, il quale consente di dire: se uno mi dà una proprietà che dipende da una sola variabile, allora tutti gli elementi che soddisfano quella proprietà formano un insieme. Poco prima della sua pubblicazione definitiva, Russell scrisse una lettera pubblica a Frege in cui affermava che nella sua teoria
nel fondamento della sua teoria, esattamente nella nozione di insieme che egli utilizzava, c'era un problema apparentemente insormontabile. Il problema è il famoso paradosso di Russell. Esso è espresso nella slide e esprime una semplicissima proprietà che dice R è l'insieme degli elementi tale per cui un elemento non appartiene a se stesso. È molto facile convincersi che se io prendo R, che è un elemento della teoria in quanto è semplicemente un insieme, e gli X sono tutti insiemi, allora R appartiene ad R soltanto se R non appartiene ad R. E a sua volta R non appartiene ad R è esattamente la proprietà definitoria che consente di dire che R appartiene ad R. Quindi abbiamo un'affermazione, R appartiene ad R, che è vera se e solamente se è falsa. Questo rende chiaramente il sistema di Frege contraddittorio e di conseguenza un sistema nel quale si può dedurre qualunque cosa, quindi un sistema che non ha alcun senso come fondamento della matematica. Il problema di definire cosa fosse un numero reale pose il problema di comprendere cosa fosse un numero naturale. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, va bene, abbiamo una sequenza, ma sappiamo eventualmente come costruirla, ma come possiamo definire che cos'è un numero naturale? La risposta venne data da Giuseppe Peano, il quale fu il primo a costruire un sistema dell'aritmetica formale. Il suo sistema dell'aritmetica definisce i numeri naturali e fornisce un insieme di assiomi che consentono di dire che cosa significa la somma, cosa significa il prodotto, ma soprattutto fornisce un principio di ragionamento che consente di dedurre proprietà dei numeri naturali. Questo principio di ragionamento si chiama induzione matematica. In un certo senso, l'induzione matematica, così come sviluppata da Peano, è un'idea portante che nel secolo successivo, Peano vive a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, quindi nell'intero Novecento l'idea di induzione diventerà una delle idee portanti, uno dei sistemi di costruzione più importanti di tutta la matematica. In particolare diventerà lo strumento principale per sviluppare la logica. In effetti, in questo corso noi useremo quasi costantemente il principio di induzione per effettuare ogni dimostrazione. Nel 1899 David Hilbert sviluppa un sistema formale di assiomi completamente logico per sintetizzare la geometria di Euclide. Questo insieme di assiomi è estremamente importante. Innanzitutto è completamente formale, non fa alcun riferimento all'intuizione geometrica standard. Un punto, una retta, un segmento e tutte le altre entità geometriche sono completamente definite in termini simbolici. Tutti i teoremi di Euclide sono derivati da questo sistema di base di assiomi. Nel 1900, alla Conferenza Internazionale di Matematica, David Hilbert, nel suo intervento, pone una lista di 23 problemi. I primi due problemi richiedono rispettivamente di risolvere l'ipotesi del continuo e di provare la consistenza dell'aritmetica. Il decimo problema richiede per un metodo algoritmico per decidere se un'equazione a più variabili sopra gli interi abbia una soluzione. La soluzione a questi tre particolari problemi ha un enorme insieme di conseguenze nell'ambito della logica matematica. Infatti, l'ipotesi del continuo sarà verificata essere indecidibile. Esiste una teoria degli insiemi in cui essa vale ed esiste una teoria degli insiemi in cui essa può essere assunta come falsa, ed entrambe queste teorie degli insiemi sono consistenti internamente, prive di contraddizioni. Allo stesso modo, decidere se l'aritmetica, in particolare l'aritmetica di Peano, sia consistente, cioè priva di contraddizioni, è un problema intrinsecamente insolubile. Infine, il decimo problema lega in maniera esplicita e diretta il concetto di incalcolabilità e insolubilità
della consistenza dell'aritmetica. In particolare, la soluzione al decimo problema richiede calcolare una funzione che non è possibile calcolare con un computer. Queste tre soluzioni, che saranno trovate nel corso del XX secolo, sono tra i capisaldi della logica e tra i più importanti risultati nella filosofia della scienza di quel secolo. Negli anni successivi, Hilbert si pose il problema di formalizzare tutta la matematica con un impianto solido. Questo obiettivo è descritto nel cosiddetto programma che porta il suo nome. Questo programma ha tre capisaldi. Il primo punto è che la matematica deve essere una scienza rigidamente formale. Tutte le affermazioni, tutte le teorie, devono essere scritte, almeno in linea di principio, in un linguaggio preciso, formato esclusivamente da simboli, con una base logica. E tutte le affermazioni devono essere manipolate per mezzo di un insieme di regole fissato, completamente preciso, completamente formale, un linguaggio per l'appunto logico. Il secondo punto fermo del programma di Hilbert è che la matematica deve essere consistente, ovvero priva di contraddizioni interne. E questo obiettivo deve essere realizzato dimostrando la correttezza della matematica, la sua incapacità di produrre contraddizioni all'interno della matematica stessa, con metodi matematici, ovvero mediante una prova formale della consistenza della matematica all'interno della matematica. Infine, il terzo punto essenziale del programma di Hilbert è che tutta la matematica deve essere finitistica. In particolare, il linguaggio deve essere formato da un insieme finito di simboli. Le regole di inferenza, cioè i meccanismi di ragionamento che possiamo adottare, sono in numero finito. Le dimostrazioni devono essere finite e devono essere effettive, ovvero calcolabili e verificabili automaticamente. Un passaggio essenziale, una implicazione di questo programma, è che le prove di consistenza delle varie teorie, ovvero far vedere che ogni teoria è priva di contraddizioni interne, bene, queste prove devono essere sia svolte all'interno della teoria medesima, ma soprattutto devono essere prove finite. Questo ambizioso programma porterà numerosi matematici e logici all'inizio del Novecento a tentare di descrivere l'intero edificio della matematica in un unico sistema universale, con l'obiettivo di tentare di dimostrare che questo sistema universale fosse internamente privo di contraddizioni. La conseguenza è che in questo modo tutta la matematica, essendo descritta in un sistema privo di contraddizioni, è automaticamente priva di contraddizioni. Se questo sistema universale è contemporaneamente formale e finitistico, il programma di Hilbert è realizzato. Nei primi anni del XX secolo, lo svizzero Zermelo sviluppò una teoria degli insiemi completamente formale, sulla falsariga della geometria sviluppata da Hilbert. Successivamente, Frankl aggiunse un assioma. In particolare, egli aggiunse l'assioma di rimpiazzamento. La teoria degli insiemi di Zermelo e Frankl, con l'aggiunta del cosiddetto assioma della scelta, costituisce oggi la teoria di riferimento, la teoria formale di riferimento, per l'insiemistica, quella su cui, di fatto, è basata gran parte della matematica. Dopo aver dimostrato l'inconsistenza del sistema di Frege, come abbiamo già visto, mediante il suo famoso paradosso, Russell si dedicò a sviluppare una teoria che desse un fondamento all'intera matematica. Questa opera, sviluppata assieme a Whitehead, è compresa nei due volumi dei Principia Mathematica. Questa teoria è completamente logica, non dà per scontato nemmeno la costruzione dei numeri naturali, i quali infatti vengono costruiti a partire da una peculiare teoria degli insiemi. Il sistema è completamente formale ed è un sistema che ha la mira di dimostrare in fondo la propria stessa consistenza usando i propri strumenti. In sostanza,
Russell, assieme a Whitehead, tenta di realizzare il programma di Hilbert con una via differente da quella concepita da Hilbert. È importante sottolineare che la teoria degli insiemi che Russell adotta è una teoria degli insiemi che è più propriamente detta una teoria dei tipi, in quanto gli oggetti non sono degli insiemi in senso stretto, ma sono delle entità completamente astratte in cui l'operazione di appartenenza è data in via completamente formale e senza una diretta relazione con l'essere membro di. Inoltre, la teoria che sta dietro i principi a matematica è una teoria di carattere completamente logico, basata essenzialmente sulla logica classica e in particolare riprendendo le idee di Frege, ma eliminando il principio di comprensione dalla teoria degli insiemi proprio per evitare il paradosso che Russell stesso aveva individuato. Löwenheim nel 1915 e Skolem nel 1920 ottennero i primi risultati limitativi in logica. Essi sono riassunti nel loro famoso teorema. Esso dice che se prendo una teoria logica al primo ordine, esso ha non solo una molteplicità di modelli, ma se ammette almeno un modello infinito, esso ammette modelli infiniti di praticamente qualsiasi cardinalità. Questo ha un impatto essenziale nella capacità di formalizzare teorie logiche. Infatti, se pensiamo all'aritmetica, questo significa che l'aritmetica non ha come modello esclusivamente i numeri naturali, ma ha anche come modelli degli insiemi che sono ben oltre la cardinalità dei naturali. Non solo, e questo è stato intuito per la prima volta da Skolem, se io prendo la teoria dei numeri reali, ovvero l'analisi matematica, essa ammette almeno un modello che è numerabile, cioè avente la stessa cardinalità dei naturali. Apparentemente questo risultato, che è in contraddizione con il teorema di Cantor, che afferma che i numeri reali sono decisamente di più dei naturali, tecnicamente hanno una cardinalità superiore, questo risultato afferma sostanzialmente che esiste un modello dei reali il quale ha la stessa cardinalità dei naturali, ovvero la parte di analisi che noi possiamo esplorare attraverso gli strumenti formali è molto piccola rispetto alla realtà dei numeri reali. Nel 1929, come parte della sua tesi di dottorato, Gödel dimostrò il teorema di completezza per la logica al primo ordine. Esso afferma che se una affermazione scritta nel linguaggio della logica al primo ordine è vera in ogni modello, allora essa è anche dimostrabile. Questo risultato afferma qualcosa di fondamentale per un sistema logico. Significa dire che se io ho un'affermazione la quale è vera, allora posso stabilire necessariamente la sua verità attraverso uno strumento formale come una dimostrazione in un sistema di calcolo. Questo tipo di risultato di completezza sembra rafforzare l'ipotesi che il programma di Hilbert sia realizzabile. Infatti, esso afferma che se un'affermazione è vera in ogni modello, allora non solo essa è dimostrabile, ma il concetto di dimostrabilità sembra coincidere con il concetto di verità. È un forte suggerimento affinché ciò avvenga. Da questo risultato di completezza segue necessariamente il teorema di compattezza, il quale afferma che se ogni sottoteoria finita di una teoria ha un modello, allora l'intera teoria ha un modello. Questo tipo di risultato consente di costruire modelli veramente bizzarri. Come vedremo nel corso, con questo tipo di teoria è possibile costruire modelli dei numeri reali, ad esempio, che contengono numeri infiniti oppure numeri infinitesimi. In ogni caso, questo tipo di risultato è ancora una volta un risultato limitativo. Esso afferma che sostanzialmente la logica al primo ordine ha una natura intrinsecamente finitaria. Non può parlare bene di teorie le quali parlano dell'infinito.
Nel 1931 Kurt Gödel pubblicò una piccola monografia intitolata On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related System. In questa monografia sono presenti i suoi due teoremi di incompletezza. Il primo teorema di incompletezza afferma che se io ho a disposizione una teoria formale, la quale abbia tre caratteristiche, sia consistente, ovvero abbia un modello, la quale sia effettiva, ovvero possa essere davvero scritta in un modo finito, e la quale sia sufficientemente potente, per semplicità diremo la quale è in grado di rappresentare al suo interno l'aritmetica di Peano, beh, allora questa teoria è necessariamente incompleta, intendendo dire che c'è una affermazione la quale non è vera in ogni modello e non è falsa in ogni modello. In altre parole, pur valendo il teorema di completezza, esistono delle affermazioni le quali non sono classificabili semplicemente come vere o false in una teoria come quella coperta dal teorema. Queste affermazioni sono semplicemente indipendenti. Possono essere aggiunte alla teoria, oppure possono essere aggiunte le loro negazioni, senza che la teoria cambi il suo carattere di consistenza, cioè il fatto di avere un modello. Le conseguenze del teorema di incompletezza di Gödel sono enormi. Infatti, il secondo teorema di completezza, che è una conseguenza del primo, afferma che una particolare formula la quale codifichi la consistenza è esattamente una di queste formule indecidibili. Se da un lato questo affossa completamente il tentativo di Russell di costruire un sistema universale per la matematica, ma non solo quello di Russell, anche tutti gli altri sistemi che seguono la medesima falsariga, dall'altra parte pone una pietra tombale sul programma di Hilbert, perché il principio di dimostrare la consistenza di una teoria all'interno della teoria stessa, per quanto grande e potente possa essere questa teoria, è incompatibile con il suo carattere finitario. Affinché ciò possa avvenire, dovrei poter dimostrare un risultato che è di fatto, per il teorema di incompletezza, indipendente, il che è semplicemente impossibile. Nel 1936 Gerhard Kensen dimostrò che l'aritmetica di Peano è consistente. Alla luce del teorema di incompletezza di Gödel, non è difficile capire che questa dimostrazione di consistenza è stata effettuata in un sistema più potente dell'aritmetica stessa. Il sistema considerato da Kensen è sostanzialmente l'aritmetica a cui si è aggiunto un principio di induzione, il quale è transfinito, cioè non riguarda l'insieme dei naturali, ma riguarda un insieme più grande. Tecnicamente si chiama l'ordinale epsilon 0. Questo ordinale rappresenta in un certo senso la potenza espressiva dell'aritmetica. Usando questo principio di induzione transfinita, infatti, ogni affermazione che sia vera non su tutti i modelli dell'aritmetica, ma precipuamente sul modello dei numeri naturali, è vero. Questo significa in particolare che Gensen ha messo a punto un sistema per misurare, in un certo senso, la potenza di un sistema. Un aspetto assolutamente essenziale per comprendere l'importanza del lavoro di Gensen consiste nel fatto che il risultato di consistenza per l'aritmetica di Peano è ottenuto mediante una tecnica che si chiama eliminazione del taglio. Questa tecnica è di natura puramente sintattica, ovvero non va a trattare tanto dei modelli dell'aritmetica quanto va a trattare della struttura del sistema formale di deduzione con cui si lavora all'interno dell'aritmetica. Di fatto, il risultato ottenuto da Gensen può essere considerato il punto di partenza di quella branca della logica che si chiama teoria della dimostrazione. In particolare, la teoria della dimostrazione, come vedremo, ha un'importanza fondamentale per le applicazioni informatiche.
Questo non è difficile da intuire perché, infatti, mentre la teoria dei modelli riguarda essenzialmente strutture infinite, le quali non sono chiaramente facilmente rappresentabili all'interno di un calcolatore, la teoria della dimostrazione riguarda le proprietà che i sistemi formali, i linguaggi formali, i sistemi di calcolo, se preferite, posseggono. Proprietà le quali possono determinare le loro caratteristiche di computazione. A partire dagli anni 20, la nozione di calcolabilità era nell'aria. Lavori preliminari, come quello di Schoenfinkel, in cui venne definito il concetto di funzione in una maniera completamente diversa, essenzialmente come una procedura di calcolo, condussero Gödel, Turing, Clini e Church a riconoscere che i sistemi effettivi, quelli per intenderci che sono trattati dal teorema di incompletezza, e le funzioni che possono essere davvero calcolate da un computer, sono due facce della stessa medaglia. In effetti, esiste una corrispondenza tra questi sistemi ed è una corrispondenza estremamente profonda e interessante. Un aspetto peculiare che emerse in questo periodo è che, anche concependo sistemi di calcolo fortemente diversi, basati su paradigmi apparentemente inconciliabili, questi sistemi di calcolo producevano alla fine lo stesso insieme di funzioni calcolabili. In altre parole, l'idea di funzione calcolabile appare essere un'idea estremamente robusta, alquanto insensibile al modo in cui essa venga presentata. Questo ha condotto alla tesi di Church-Turing, che è di fatto il fondamento teorico di tutta l'informatica, ovvero esiste una corrispondenza tra ciò che può essere davvero calcolato e uno qualsiasi dei sistemi di calcolo formali sviluppati in quel periodo, ad esempio le funzioni ricorsive parziali di Clini, oppure il lambda calcolo di Church, oppure le macchine di Turing. Inoltre, il risultato di Turing, che risolse il problema dell'arresto mostrando che esso è sostanzialmente indecidibile, ovvero non esiste nessuna funzione per calcolare se, dato un programma e un input, il programma termina su questo input, questo risultato è di fatto una specializzazione all'ambito delle funzioni calcolabili del teorema di incompletezza di Gödel. Non solo, esso dimostra in maniera pratica, cioè facendo vedere un esempio, che esistono delle funzioni che calcolabili non sono. In altre parole, l'informatica, il risultato fondamentale dell'informatica, cioè l'esistenza formale di un computer che è stata catturata dalla funzione universale di Turing, comporta necessariamente anche un risultato limitativo, ovvero esistono dei problemi i quali non possono semplicemente essere risolti da alcun computer. Il problema dell'arresto e la tesi di Church-Turing, tuttavia, hanno anche un aspetto positivo che sarà estremamente rilevante per questo corso. In effetti, per dimostrare la tesi di Church-Turing, la quale non è tecnicamente dimostrabile, è un principio di fede in un certo senso, cioè esso è un fondamento che dice l'informatica tratta di funzioni calcolabili, le funzioni calcolabili sono formalizzabili, e prendiamo questo come un assunto, non come un oggetto da dimostrare. Tuttavia, per corroborare questa tesi, molti paradigmi di calcolo differenti furono introdotti. Come voi avete avuto modo di vedere nel corso fino ad oggi, i linguaggi di programmazione di solito rientrano, quelli comunemente usati, rientrano in un paradigma che è il paradigma procedurale, oppure nel paradigma della programmazione orientata agli oggetti. Essenzialmente un programma specifica come si fanno le cose attraverso una sequenza di passi elementari. All'interno della sequenza è possibile costruire delle sottosequenze condizionali che dipendono appunto da una condizione, il costrutto if then else, oppure è possibile costruire dei cicli, ad esempio mediante il costrutto while o il costrutto repeat o il costrutto for. Nella programmazione orientata agli oggetti l'idea è che le strutture dati, oltre a contenere appunto i dati, possono anche contenere le procedure le quali quei dati devono manipolare.
Tuttavia, all'interno dello studio della logica, all'inizio della teoria della calcolabilità, quindi a partire dagli anni 20 e fino alla fine degli anni 40, si svilupparono molti sistemi di calcolo completamente diversi, di natura non procedurale. Ad esempio, Alonzo Church sviluppò il lambda calcolo, il quale oggi è alla base della cosiddetta programmazione funzionale. Pure all'interno della logica stessa, guardando certe particolari regole di inferenza, si può immaginare che un sistema logico o una teoria dotata di una strategia per decidere se una formula è vera o falsa, beh, questa strategia può essere considerata un linguaggio di programmazione. Questo ha prodotto, ad esempio, la programmazione logica, che è uno degli elementi interessanti nel caso dell'intelligenza artificiale. Detto in altre parole, questi sistemi di calcolo, al di là del loro interesse matematico intrinseco, hanno anche applicazioni concrete in informatica. Sono usati, ad esempio, nel caso dei linguaggi funzionali, nei sistemi di telecomunicazione, perché il loro modus operandi consente di fare sistemi che siano più efficienti, più robusti e più solidi. Oppure consente di fare sistemi dedicati all'intelligenza artificiale di tipo simbolico, come la programmazione logica, perché semplicemente questi sistemi consentono di modellare i problemi in una maniera più naturale, più semplice e assolutamente più gestibile rispetto al paradigma procedurale. Negli stessi anni nacque anche un'idea differente di matematica, la matematica costruttiva e in particolare l'intuizionismo. Basato su una linea di pensiero dovuta a Brouwer e formalizzata da Haitink, questa linea di pensiero stabilisce che l'oggetto fondamentale di interesse della matematica non sono i numeri, le figure o le altre entità matematiche che abbiamo iniziato a conoscere fin dalle elementari, bensì è l'idea stessa di costruzione. L'idea di costruzione vuol dire sostanzialmente che quando ho una entità matematica, questa entità matematica deve essere in un certo senso definita a partire da alcuni elementi fondamentali e dopodiché devo dare delle regole per costruire quel mondo. Non solo, anche le dimostrazioni sono oggetti matematici, quindi devono poter essere costruiti. Questo impone sostanzialmente una visione che è a grandi linee calcolabile. In realtà questa visione, che così superficialmente sembra essere calcolabile, lo è in un modo profondo, tanto che la matematica contemporanea, nei suoi punti più avanzati, ad esempio nella teoria dei topos, è di fatto, in un certo senso, una matematica intrinsecamente costruttiva. Non solo, all'interno di un corso di logica di informatica, la matematica costruttiva riveste un ruolo che è inevitabile. Infatti, i sistemi logici costruttivi, in particolare la logica intuizionista, ha una relazione diretta, esplicita e chiaramente codificabile con la teoria delle funzioni calcolabili. In questo senso, ogni dimostrazione può essere vista come una funzione che computa, ma anche al contempo ogni funzione, o se preferite ogni programma, può essere visto come una dimostrazione matematica. È precisamente una dimostrazione matematica di una formula la quale specifica in una maniera molto precisa il comportamento di un programma. Questo apre la via per la verifica di correttezza dei programmi da un lato e dall'altro lato per la sintesi di programmi a partire da dimostrazioni matematiche. Questo tipo di linea è ad esempio utilizzato per costruire programmi estremamente solidi, ad esempio quelli utilizzati in applicazioni critiche come nelle centrali nucleari, nel controllo del traffico ferroviario o aereo o ad esempio nelle transazioni finanziarie internazionali tra banche e società d'affari. Attorno agli anni dal 1930 al 1940, presso poco, la logica matematica vide un enorme sviluppo, che la portò ad essere da una disciplina promettente, ma relativamente piccola, ad una disciplina completa, matura, complessa e con svariate diramazioni. In effetti, dal classico manuale di Barwise del 1977 si vede che la logica matematica viene normalmente suddivisa in teoria degli insiemi, teoria della dimostrazione, teoria dei modelli e teoria della ricorsione.
Oggi il quadro è ancora più sofisticato, ad esempio abbiamo, oltre a queste sottobranche già citate, abbiamo anche la teoria delle categorie, la teoria dei topos, la teoria dei tipi e una enorme altra quantità di sottorami. Per questo motivo uno sviluppo storico necessariamente diventa complesso a partire presso poco dagli anni 40. Noi intendiamo concentrare il resto di questa breve introduzione alla logica e al pensiero logico semplicemente alle branche che hanno maggiore impatto sull'informatica. La teoria delle categorie nasce come un tentativo estremamente ambizioso di superare alcuni problemi fondamentali nella descrizione delle strutture in topologia algebrica. Al di là di cosa questo significhi in pratica, l'idea di fondo è che la teoria delle categorie rimuove la teoria degli insiemi come fondamento della matematica e si pone al suo posto. In altre parole, noi possiamo descrivere le strutture matematiche tutte usando il linguaggio della teoria delle categorie invece di usare il linguaggio degli insiemi. Il linguaggio della teoria delle categorie è più astratto degli insiemi, ma in un certo senso è più semplice o più pulito, in quanto non ha punti di ambiguità o non ha delle difficoltà legate ai paradossi come la teoria degli insiemi. È un linguaggio estremamente più pratico dal punto di vista formale ed è un linguaggio, ovviamente essendo più astratto, di più difficile comprensione. Ad oggi la teoria delle categorie è alla base della descrizione di moltissimi dei formalismi della matematica e quando si parla di semantica dei linguaggi di programmazione, oppure dei metodi utilizzati nei linguaggi di programmazione più avanzati, ad esempio i linguaggi funzionali, la teoria delle categorie è di fatto un sistema inevitabile perché solo essa consente di descrivere in maniera adeguata il significato dei linguaggi di programmazione oppure il modo in cui i costrutti più avanzati dei linguaggi funzionali possono funzionare. La teoria dei tipi, che nasce sostanzialmente come una derivazione del lambda calcolo, l'idea di fondo è che nel lambda calcolo io ho una descrizione delle funzioni che non dipende, che non specifica il dominio e il codominio delle funzioni medesime. Se io aggiungo questa specifica in un modo estremamente semplice, ottengo la teoria dei tipi semplici dovuta a Church. A partire dalla teoria dei tipi semplici posso sofisticare il modo in cui descrivo, in cui limito come si possono produrre funzioni e in questo caso ottengo una teoria dei tipi più complessa. L'idea di fondo è che una teoria dei tipi è in un certo senso tre cose contemporaneamente. Una teoria dei tipi è un sistema formale, analizzabile con i metodi della logica matematica. Ma una teoria dei tipi è anche un linguaggio di programmazione, precisamente un linguaggio di programmazione funzionale, che può essere davvero implementato su un computer e che può essere di conseguenza usato per scrivere del codice che poi esegue e computa. Ma dal terzo lato, un sistema basato sulla teoria dei tipi è anche, in un certo senso, una logica. E la relazione tra i tre aspetti è quello che determina l'interesse per la teoria dei tipi. Infatti io posso concepire un programma come essenzialmente una dimostrazione, posso concepire l'intera teoria dei tipi come un linguaggio di programmazione, oppure come un sistema logico, oppure come un sistema di calcolo. E questo mi consente di usare strumenti diversi per analizzare lo stesso problema da punti di vista differenti. In effetti, recentemente, grazie al lavoro di Wovdowski, è nata la teoria omotopica dei tipi, la quale aggiunge un quarto livello interpretativo, oltre al livello logico, al livello formale e al livello di linguaggio di programmazione. Esso infatti consente di interpretare gli oggetti nella teoria dei tipi come punti percorsi nello spazio e come trasformazioni di essi. Questo tipo di visione spaziale per cui possiamo immaginare un programma come uno spazio, oppure come una dimostrazione, oppure come una entità computabile,
Questo tipo di visione diversa ci consente di passare da una all'altra alla bisogna, immaginando, estendendo di molto la nostra capacità di immaginare come si possono calcolare funzioni, ovvero come si possono risolvere problemi. Tanto per citarne una, noi possiamo tranquillamente immaginare che una sfera sia una struttura dati, possiamo tranquillamente immaginare di calcolare su una sfera o su un toro o su un'altra superficie nello spazio, possiamo tranquillamente immaginare che la logica classica sia di fatto una struttura dati, una superficie nello spazio. Possiamo tranquillamente immaginare che, ad esempio, una sfera sia un oggetto calcolabile. Possiamo tranquillamente immaginare che esista un principio di induzione e un principio di ricorsione, quindi sostanzialmente una struttura di controllo in un programma che corrisponda ad un toro e così via. Questo tipo di sviluppo è attualmente ancora in divenendo. In effetti questa è ricerca attiva. Una delle branche attualmente più attive della teoria della dimostrazione riguarda l'analisi ordinale. Essa sostanzialmente serve per classificare la potenza di una teoria, ovvero che cosa una teoria è in grado di dimostrare. I risultati di questa branca della logica matematica sono di per sé sorprendenti e molto interessanti per un matematico. Tuttavia esse hanno anche conseguenze pratiche, ad esempio ci consentono di, classificando le teorie di livello più basso, quelle calcolabili, ci consentono di dire quanto potenza espressiva serve per poter decidere i problemi all'interno di queste teorie. Il che significa che, ad esempio, noi possiamo sapere a priori che se usiamo un sistema di calcolo limitato, non in grado di calcolare tutte le funzioni calcolabili, ma solo un sottoinsieme, beh, possiamo sapere ben prima, assolutamente prima di scrivere anche una sola riga di codice, se quel linguaggio di programmazione è sufficientemente potente per calcolare un risultato, per risolvere un problema, se preferite, all'interno di una teoria. È sufficiente che quella teoria sia esprimibile, che la sua potenza sia inferiore o al limite a pari a quella del sistema di calcolo che noi utilizziamo per risolvere i problemi. Questa scorsa sulla storia della logica matematica vi avrà fatto capire che la logica è un campo estremamente vasto, complesso e difficile da approcciare perché contiene una quantità enorme di risultati. In effetti, oltre alla logica classica che noi studieremo e oltre alla logica induzionista a cui noi accenneremo, c'è una infinita varietà di logiche. Ci sono logiche modali, ci sono logiche temporali, ci sono logiche fuzzy in cui i valori di verità non sono vero e falso, ma sono un numero finito, oppure un numero persino infinito, oppure un intervallo di numeri reali. E tutte queste logiche, e molte altre, hanno numerosissime applicazioni per modellare il mondo reale. Non solo, molte di queste applicazioni sono precipue dell'informatica. Ad esempio, tanto per citarne una, le logiche fuzzy stanno alla base del funzionamento delle moderne lavatrici, le quali si adattano al carico e al tipo di indumenti che volete lavare. Non solo, molte delle applicazioni di intelligenza artificiale, specie sul campo simbolico, sono fatte usando logiche che non sono né quella classica né quella intuizionista, ma sono logiche sviluppate ad hoc per rappresentare il problema. Infine, le nozioni di calcolabilità, in particolare la nozione di complessità di calcolo, hanno una valenza fondamentale in informatica. In effetti, voi fate un corso di algoritmi esattamente per comprendere che non tutti gli algoritmi sono uguali, pur risolvendo lo stesso problema. Ad esempio, in maniera elementare, se io devo ordinare un array, posso farlo in un modo facile, oppure posso farlo in un modo sofisticato. La differenza tra i due metodi è esattamente la complessità di calcolo. Un modo semplice essenzialmente richiede un tempo quadratico nella dimensione dell'array. Algoritmo furbo lavora in un tempo pari ad n log n con n il numero di elementi dell'array. Molti sistemi logici sono stati concepiti non tanto per modellare al meglio un problema, ma per modellare in modo efficiente un problema, ovvero per stabilire se, data un'asserzione all'interno del mondo modellato da quel problema, questa sia vera o falsa.
Ci sono logiche le quali ammettono procedure di decisione di questo genere che sono particolarmente efficienti, oppure che non sono disperatamente inefficienti. Tutta questa immensa quantità di risultati e di tecniche ovviamente è al di fuori del dominio di questo corso. Noi riusciremo a fare semplicemente una prima introduzione.